E allora bentornati anche oggi a casa per via della polmonite e quindi facciamo il burro e poi usiamo il latticello per fare un pane particolare. Il burro come si fa? Come avete visto si prende la panna fresca da montare e si inizia a montare. Se avete una planetaria ancora meglio, perché fate molto prima. Una volta montata si aggiunge un pizzico di sale e si continua a montare fino a quando non si separerà e diventerà latticello e burro. Pizzico di sale. E continuiamo. Procedimento un po' lungo, un po' noioso, per quello che ho detto, se avete la planetaria chiaramente è molto molto meglio, perché la lasciate lì e fa tutto da sé sostanzialmente. Piano piano assume un colore sempre più giallognolo e si inizia a smontare. La foto vedete proprio che si separa il burro dal liquido. Una volta montato tutto, si prepara una ciotola con acqua molto fredda. Ora, io abito in montagna e quindi adesso c'è 0 gradi fuori, l'acqua è molto fredda. Però se non... se è un'altra stagione o comunque sia non state in zone dove l'acqua è particolarmente fredda, va bene anche cubetti di ghiaccio. E che cosa si fa adesso? Adesso si va a prendere la parte solida e si comprime, levando più possibile il latticello. Poi, se non avete una formina per burro, si va a prendere un po' di carta forno e ce lo andiamo a comprimere dentro. Si strizza bene, si va a mettere qua nel contenitore, si strizza bene il contenitore. Strizza bene, poi lo potete anche aromatizzare, eh? Si può aromatizzare con, ad esempio, a volte ci metto l'erba cipollina,
metto il peperoncino, mettere quello che si vuole. Si può anche non salare, io ad esempio l'ho salato, se uno non lo vuole salare, lo può anche non salare. Da 1,5 litri di panna, vado 1,5 litri che è tutto l'ambaradan, esce fuori 400 grammi di burro. Adesso cosa fate? Lo chiudete e lo andate a riporre in frigorifero. Il burro è fatto. Il burro è finito, adesso utilizzeremo il latticello per fare il pane. Thank you.